Buongiorno, sono Irene De Val, sono consigliere comunale al comune di Nus, lavoro come impiegata all'USL Valle d'Aosta in provveditorato. E queste sono le mie montagne, queste sono le mie valli, qui ci sono le mie radici. Le radici sono fondamentali, un invito a tutti. Ritroviamo la nostra storia, ritroviamo le origini del nostro diritto, della nostra Costituzione, della nostra autonomia. A questo punto sarà naturale riprendere la persona e l'ambiente in cui vive e rimetterla al centro. Tutto quello che appare sfocato oggi tornerà ad essere chiaro. Ho scelto questo posto perché qui abbiamo il concentrato di tutto quello che c'è di bello in Valle d'Aosta e di tutti i problemi anche della Valle d'Aosta. Tutto qui è rappresentato nel piccolo della Valle di San Bartolomeo. Qui abbiamo lo scenario che il turista del futuro sceglierà, uno scenario incontaminato, uno scenario che richiede l'utilizzo di energia pulita, utilizzata per l'interesse della popolazione e non del privato. Qui nascono i prodotti DOC, prodotti che il turismo cercherà, prodotti che però dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, per esempio tramite il marchio Valle d'Aosta. Dobbiamo aprirci al mondo. Questo paesaggio è disegnato dalla forza del lavoro dei nostri allevatori, ma qui altrettanto nascono i problemi della nostra agricoltura. Qui c'è polverizzazione della proprietà, sulla quale si deve per forza intervenire per creare delle unità agricole che finalmente tornino ad essere redditizie. Per questo è necessario accompagnare i nostri agricoltori nella selva burocratica che sono i fondi europei messi a disposizione dell'agricoltura. Qui è necessario lavorare da parte della regione per creare una maggiore consapevolezza sulle particolarità della produzione nel territorio di montagna, consapevolezza che va trasmessa a livello europeo e recepita a livello normativo. Qui, sempre a San Bartolomeo, abbiamo una perla della cultura europea, il nostro osservatorio astronomico, che ci proietta non solo in Europa, ma tra le stelle, che ha portato il nostro nome in Antartide, alla base italo-francese Concordia. Osservatorio dove il personale soffre dei problemi di precariato, come tutte le altre categorie di lavoratori della valle, fino a quella più fragile, e allude ai cantieri sociali, dove chi aveva più bisogno di ritrovare dignità attraverso il lavoro garantita dalla nostra Costituzione, si è visto invece trattare come uno spreco, il primo da tagliare. Questo paese, inoltre, ha sofferto di un altro gravissimo problema della nostra regione, forse la radice di tutti i mali, che è l'isolamento. San Bartolomeo lo conosce bene, conosce l'isolamento dalla mancanza di trasporti, conosce l'isolamento provocato dalla difficoltà di raggiungere le strutture, pensiamo alle famiglie con le scuole. L'isolamento deve essere spezzato, facciamolo insieme, uniti, perché l'isolamento non ci protegge, serve ad una sola cosa, ed è il controllo delle menti, il controllo della persona, il controllo dell'economia. Ritroviamo la fiducia nelle nostre radici, nella nostra bellezza e nelle nostre potenzialità e insieme raccogliamo questa sfida che oggi il futuro ci offre credendo nella nostra autonomia. Vi invito quindi a votare il 26 per la nostra lista PD Sinistra VDA.